Buongiorno a tutti. Mentre sto facendo la pasta, mentre mi si cuoce la pasta, ho passato l'aspirapolvere in quasi tutta la casa, tranne in cucina. E in cucina invece ho passato l'aspirapolvere dopo il mangiato. Quando uno dice ha poco tempo, però non ci vuole tantissimo tempo per passare l'aspirapolvere. Giusto il tempo che si cuoce la pasta, giustamente non dimenticate andare a vedere la pasta che non si è scotta, ecco. Dopo il pranzo, invece, quando è stata passata l'aspirapolvere dappertutto, cedo anche con lo straccio. Secondo me, quando il pavimento è pulito, sembra tutta la casa pulita, ecco. Un'altra cosa, mettere tutte le cose in ordine, ecco, anche quello aiuta tantissimo. Anche se c'è un po' di polvere, però si nota molto meno quando c'è pavimento pulito. Dopo aver lavato i pavimenti in tutta la casa, vado in bagno a spolverare un pochettino, ecco, anche il bagno è un punto che si vede subito, ecco, se il bagno non è pulito. Lo passo un po' con l'acqua e poi con un panno asciutto la pulisco senza i detersivi. E la stessa cosa faccio anche con il lavandino. Anche qua ho preso un panno bagnato nell'acqua. Ho pulito tutto e poi dopo con un altro panno asciutto ho ripulito tutto, ecco. E senza detersivi anche qua ho visto che si è pulito abbastanza bene, ecco. Sono talmente abituata a usare tutti i detersivi possibili, no? Finisci uno, andiamo a comprare l'altro e poi alla fine mi sono accorta che anche senza tanti detersivi, con un po' d'acqua, con uno straccio di microfibra si pulisce. Non ci vuole tanto, ecco. Poi invece nel bidet nel WC ho usato un po' di ammuchina disinfettante per disinfettare un po', ecco. E anche qua con un panno umido con ammuchina ho pulito il bidet, dopo con un altro straccetto asciutto l'ho ripulito e basta. Poi ho aggiunto qualche pastiglia di candeggina
che metto sempre due pastigli nel WC. Questo mi sa che avevo comprato di Gotà, ma potete comprare anche Lidl, anche quelle sono buone, ecco. Poi ho finito le mie pulizie con passare il straccio in bagno, il mio solito modo, ecco, acqua con un po' di detersivo per i pavimenti e basta, tutto lì. Siccome questo video è stato registrato in 2 giorni, con poco tempo che ho, giustamente, qua invece sono in cucina sempre, sto rilavando alcune cose che ho utilizzato stamattina perché ho preparato la pizza per stasera, e mentre sto facendo la pasta pulisco tutti i bicchieri, ecco. Come avete notato, sto utilizzando la spugnetta gialla. Ecco ragazze, vi devo dire la verità, la spugnetta che ho comprato l'ultima volta, quella naturale, è molto rigida e non va bene per i bicchieri o le tazzine, perché è troppo rigida, ecco. Allora sto utilizzando quella spugnetta gialla. Quell'altra spugnetta direi che va bene per altre cose, ecco, da utilizzare se mai al posto di quella in acciaio, ecco. Poi ripulisco anche il lavandino con un po' di sgrassatore e poi tutte le cosine, i stracci, le spugnette li disinfetto, ogni tanto vanno anche disinfettate perché si accumula tanti microbi, ecco, sulle spugnette. Niente, vedete come è diventato, è tutto sporco, anche la spugnetta, e disinfetto tutto. E come faccio il mio metodo, quelli che guardano da un po', lo sanno che io di solito ci mettevo a bollire dentro l'acqua con bicarbonato, però questa volta ci metto di percarbonato invece e vediamo come pulisce, ecco. Ci metto proprio un cucchiaio di percarbonato e poi ci metto a pulire, non faccio bollire tantissimo, ecco, giusto che si forma la schiuma, poi dopo lo lascio lì, ecco. Beh, direi che va bene per carbonato, anzi, forse è meglio per carbonato che bicarbonato. Vedete com'è rigida, ecco perché dico che non va bene per le tazzine, perché non entra neanche dentro la tazzina, ecco, perché è molto rigida. Però per altre superfici, per tirare via grasso ad esempio, ecco, anche grasso tipo qua, sul lavandino, altre cose, allora va bene, però il resto non va mica bene, ecco, questa spugnetta qua. Mi sa che ci toccherà comprare queste spugne qua.
Questo ormai, poverino, però per qualche giorno va ancora bene, ecco. Non è perfetta, però va bene ancora. Ragazzi, io uso acido citrico. Io ormai ho eliminato Vim, sapete quelle per le pentole che costa poco. Ecco, prima compravo quello lì, adesso non lo compro più perché ho sostituito con acido citrico. Se qualcuno lo sa, vi conviene andare a vedere il video che ho fatto. Tutti utilizzi di acido citrico, ecco. Con uno spruzzo di acido citrico è perfetta. Prima di finire il video, vi volevo salutare, vi volevo augurare buon anno a tutti, e speriamo che l'anno prossimo sarà un po' più sereno per tutti quanti. Vi auguro tantissima salute e niente, ci vediamo l'anno prossimo. Vi mando un bacione grosso. Ciao a tutti.